chi firmava, che è ancora qui stasera. Non so se ti ricordi che una signora ha detto che ha studiato alla facoltà di teologia e che ha detto: ma le cose che dice lei in realtà i docenti delle facoltà di teologia le conoscono, le sanno tutte. Fantastico, diciamole, no? Allora diciamole. E se le sanno, perché si arrabbiano perché io le dico? Chiaramente. Vabbè. E si arrabbiano tanto, eh? E allora, nel senso che poi chi studia la Bibbia in un certo modo, queste cose qui che dicono sono assurde, in realtà sono evidenti. Sono evidenti. Il problema è che appunto sulla Bibbia che cosa è successo? È successo che nei secoli si è sempre fatto in modo di far credere che dentro questo sistema di scrittura ci fosse chissà quale mistero e che questo mistero fosse riservato a quelli che sanno. E quelli che sanno sono quelli che quindi hanno poi il diritto dovere di diffondere con discernimento e con cautela, diffondere la conoscenza. In realtà il mistero, dal mio punto di vista, è stato introdotto ad arte per non far capire ciò che è chiarissimamente scritto. Perché se si capisce ciò che è chiarissimamente scritto, su quel libro, intanto si capisce che cos'è quel libro lì. E poi, dopo averlo capito, si capisce anche che su quel libro lì non si costruisce nulla. Nessun sistema di potere, di controllo delle coscienze, non si costruisce nulla. È uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia. Tant'è che ultimamente dico, cioè, visto che siamo qui in Piemonte dove consumiamo la polenta, no, c'è un detto che dice: alla settima fetta anch'io mi accorgo che è polenta. No? Che vuol dire, allora alla prima, tu mi dai la prima fetta e mi racconti che è una ricetta particolarissima, segreta, eccetera, e io ci credo. Alla seconda continui a raccontarmi la bella storiella della ricetta riservata a pochi chef. Quando arrivo alla terza, quarta fetta comincio a avere dei sospetti, poi arrivo alla settima e dico: no, questa è polenta. Raccontami quello che vuoi, ho capito che è polenta. E la mangio contento di mangiare polenta, non è che la disprezzo, però se mi dai polenta, dimmi che è polenta. Perché quando sono arrivato alla settima fetta, poi un po' mi dà fastidio se continui a cercare di farmi credere che non è polenta. Perché una volta che l'ho capito, non torno più indietro. Ecco, e quindi la Bibbia è polenta, nel senso che è chiarissima. Ed è questo il motivo per il quale ovviamente cercano in tutti i modi possibili e immaginabili di farmi capire che queste cose qui non le devo dire, non le devo raccontare. Perché bisogna raccontare sempre la prima fetta. Allora io dico: va bene, per me non è un problema, continuate pure a raccontare la prima fetta. Siamo in un mondo in cui dovrebbe vigere la libertà di pensiero, dovrebbe vigere la libertà di pensiero e di espressione. Però io rivendico il diritto, vicino alle vostre prime fette, di mettere la mia settima. Poi la gente passa, guarda lì sul tavolo, dirà: che schifo, questa è polenta, non me ne importa nulla, però lasciatemi mettere lì la mia settima fetta. E poi la gente giudicherà per conto suo. E invece fanno in modo di non farmela mettere. Allora, quando io nei libri, ad esempio, cito delle fonti, perché c'è l'abitudine di citare delle fonti, adesso poi vi spiego perché mi viene il sorriso, perché tutto questo fa parte, come dire, del sistema di studi accademici, no? Allora, se io cito delle fonti, regolarmente quelle fonti vengono aggredite e massacrate. Perché? Perché la regola è: se screditiamo le fonti, ovviamente screditiamo ciò che dicono e quindi screditiamo ciò che dice di lì. È tutto un tentiamo di screditare perché non ci riescono. Tant'è che sono passati a screditare la persona quando hanno visto che non riuscivano a screditare il lavoro. Comunque, fa parte del gioco. Allora, applicano questa regola sulle fonti. C'è un libro famosissimo, che conoscete sicuramente, che non ha fonti. Non solo non ha fonti accreditate, non ha fonti. Questo libro è la Bibbia. Della Bibbia non c'è una riga una della quale si possa dire: questa riga l'ha scritta quello là.
non ce n'è una. Noi non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando è stata scritta, non sappiamo come è stata scritta, non sappiamo nulla. Noi abbiamo i codici ultimi, che sono coppie di coppie di coppie, sui quali sappiamo una cosa, ma lo sappiamo perché ce lo dicono i biblisti ebrei, non perché se lo inventa Biglino. Il professor Roefe, che da 40 anni insegna alla Hebrew University di Gerusalemme, scrive: si sa che ogni testo biblico tramandato a mano sotto dettatura non è mai uguale. Quindi la certezza che abbiamo è che i codici che abbiamo noi di sicuro non sono uguali a quelli scritti in origine, di sicuro. Quindi la Bibbia non ha fonti. Potrebbero aver, l'hanno scritta decine di persone in moltissimi secoli, l'hanno scritta e riscritta cambiandola continuamente, quindi non ne sappiamo nulla. Allora, se è vera quella regola lì, screditiamo le fonti, screditiamo i contenuti, prendiamo la Bibbia e la buttiamo nel cestino. Perché potrebbero averla scritta i fratelli Grimm o Andersen del tempo, che ne sappiamo noi? Quindi facciamo finta. Allora, uno dice, ma c'è il libro di Isaia, per esempio. Il libro di Isaia l'ha scritto Isaia. Voi prendete una qualunque Bibbia che avete in casa e prima di leggere il libro di Isaia leggete la paginetta di introduzione. Vedrete che c'è scritto che Isaia ha, e questo quindi lo dicono loro stessi, ha almeno tre autori. Fino al capitolo 39 è riconducibile a Isaia. Tenendo presente che i codici che abbiamo noi sono coppie di coppie di coppie, quindi cioè non sono quelle che ha scritto Isaia. Quindi che cosa abbia scritto in Isaia in origine non lo sappiamo. Comunque, fino al capitolo 39 è riconducibile a Isaia. Dal capitolo 40 al 55 sono molto abili nel dire che l'autore è il Deutero Isaia. Deutero Isaia vuol dire il secondo Isaia. Così rimane il nome, no? Il libro è Isaia, c'è un quindi Isaia, poi c'è un Deutero Isaia che però ha scritto dal capitolo 40 al 55, due secoli dopo i primi capitoli, dall'1 al 39. Quindi c'è un Isaia forse che ha scritto i primi capitoli dall'1 al 39 nell'ottavo secolo avanti Cristo, nel sesto secolo avanti Cristo un Deutero Isaia, che non si sa chi è, tant'è che lo chiamano secondo Isaia, ha scritto i capitoli fino al 55, un secolo e mezzo dopo il trito Isaia, cioè il terzo Isaia, ha scritto l'ultima parte. Allora quando mi sento dire ma quello è il libro di Isaia, il più grande profeta della Bibbia, ve lo inventate voi. Non sappiamo neppure come fossero i primi 39, figuriamoci il Deutero Isaia, il trito Isaia. Mi viene in mente, c'era un mio amico medico che mi diceva, ma sai, una delle astuzie, no, della scienza medica è intanto quella di evitare di dire non sappiamo. E allora lui mi faceva un esempio e mi diceva, non so se c'è qualche medico tra voi, e mi diceva per esempio quando la scienza medica non sa che origine ha una malattia, lui diceva, allora noi diciamo che questa è una patologia ad eziologia multifattoriale. Cioè, invece di dire non sappiamo cos'è che la porta, diciamo sappiamo che è una patologia ad eziologia multifattoriale. Allora, siccome non sanno chi l'ha scritto, dicono che l'ha scritto un Deutero Isaia. E siccome l'ultima parte non sanno chi l'ha scritta il trito Isaia. Ma perché si inventano quei nomi? Perché così nella testa rimane che quello è il libro di Isaia. Questa è una delle tante finzioni. Quindi non sappiamo chi le ha scritte quei libri. Tra l'altro, per esempio, le cosiddette profezie, io poi non parlo di Nuovo Testamento, ma un breve cenno soltanto, le cosiddette profezie sul servo sofferente che si è caricato i peccati del mondo, l'ha scritto il Deutero Isaia. Cioè quello che non sappiamo chi è. Allora noi non sappiamo chi l'ha scritta. Un'altra cosa che è chiara, e questo lo scrivono gli studiosi, che mai nessuno al mondo saprà con che suoni vocali ci veniva letta all'inizio. Noi conosciamo i suoni vocalici messi dai masorecchi, ma come la leggessero in origine non lo sa nessuno e mai nessuno lo saprà
perché non sono mai stati scritti, quindi non è neanche che si dice prima o poi si troveranno, non si troverà mai perché non li scrivevano. Allora, non sappiamo chi l'ha scritta, non sappiamo quando è stata scritta, non sappiamo come era scritta in origine, ma siamo certi che tutti questi qui, che non sappiamo chi sono, erano ispirati da Dio. E poi c'è chi dice che io lavoro di fantasia. Ma ce ne vuole di coraggio per dire questo. Ce ne vuole di coraggio. E si dice anche che questi testi, spesso, quando dicono una cosa, in realtà ne vogliono significare un'altra con assoluta certezza. E significarne un'altra significa appunto parlare di Dio. Allora, a loro va bene che la gente non legge la Bibbia. E allora possono dire questo. Non sappiamo, ma è ispirata da Dio e vuole sicuramente dire quello. Non sappiamo neanche come l'avessero scritta i primi. Questa è la realtà. E questo, come avete capito, non parliamo ancora di traduzioni. Cioè, stiamo solo parlando di come è nato quel libro lì. E su questo non ci sono contestazioni, perché queste cose qui le sanno tutti. Tutti quelli che si interessano, non c'è bisogno di essere grandi studiosi, tutti quelli che si interessano minimamente della Bibbia, le sanno tutti queste cose qui. Così come la tradizione dice che la Torah, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, ah, fatemi domande quando volete, così mi diverto anch'io. I primi cinque libri dell'Antico Testamento sono attribuiti a Mosè. Allora, tutti sanno che i primi cinque libri dell'Antico Testamento, quelli che abbiamo noi, sono stati riscritti dopo l'esilio babilonese. Cioè, quindi, più o meno 9 secoli dopo Mosè. Ma la tradizione fa credere, lascia credere, che siano di Mosè. Gli studiosi no, ovviamente, lo sanno bene. Ma nel conscio o inconscio collettivo si dice, beh, quelli sono i libri scritti da Mosè. No, si dice quindi sono stati riscritti ai tempi di Ezra e Neemia, che sono i due che, come dire, che hanno, dopo il ritorno dall'esilio babilonese, hanno cominciato a costruire il pensiero giudaico. Peccato che i filologi semitisti, Università Sapienza di Roma, eccetera, per esempio, dicono che probabilmente Ezra non è mai esistito, è un personaggio inventato. Ma c'è di più. Io ho fatto delle domande ai rabbini americani per delle cose che così mi interessava sapere, e il dottor Robert Wexler, che è preside dell'American Jewish University di Los Angeles, a delle domande su Abramo mi ha risposto, questa è la sua mail di risposta: la maggior parte dei moderni studiosi, dunque, questi sono rabbini della Rabbinical Assembly, tutti docenti universitari nelle università giudaiche. La maggior parte dei moderni studiosi biblisti pensa che Abramo non sia mai esistito. Non tutti accettano che Mosè sia esistito. Con la Bibbia facciamo finta. Noi parlando facciamo finta che Abramo sia esistito perché i masoreti ci dicono che Abramo è esistito. E quindi facciamo finta che sia esistito, ma dobbiamo essere consapevoli che facciamo finta. Ce lo dicono loro, non degli atei o degli antisemiti, loro che insegnano nell'università giudaica. Così come ci dicono, vabbè, diverse altre cose. Se non ci sono domande, no. Io? Sì. E l'America che fa giurare ancora sulla Bibbia? Nel mese di settembre io ho fatto un trailer di 40 secondi che è su YouTube, dove ho scritto, ho detto, quindi video.